Allora, come sempre, volevo darvi almeno un principio non sviluppato al 100%, così se avete voglia di studiare delle strategie, delle cose. È una vecchia cosa di... Io l'avevo un po' elaborato, l'avevo messo in vendita come monogioco o in una coppia su K52, ma non mi ricordo neanche a cosa fossi arrivato. Quindi io vi dico quello generale, che secondo me ha un potenziale molto grande, ed è un gioco che qualche giorno fa, così per piacere mio, mi sono fatto una sorta di ricerca storica, non è mai stato così tanto analizzato e sviluppato. Quindi secondo me c'è un bel margine di miglioramento. È un'idea di Bob Hammer, il gioco è The Little Stranger, piccolo straniero, che non ha assolutamente niente a che vedere col gioco in sé. Io vi dico proprio la versione... Non so se conoscete un po' la magia di Bob Hammer. Bob Hammer è considerato un genio. Aveva quasi tutti i giochi matematici, ma non era un matematico. Solo che lui era uno, non era matematico, e non era... Era un performer, ma da scena. Ma quasi tutto quello che creava era legato alle carte, al close-up. Quindi non aveva né presentazioni raffinate, però la cosa straordinaria di Hammer è che sognava, tra virgolette, i metodi, e poi si metteva al tavolino a provare tutte le varie declinazioni e vedere se effettivamente il metodo che aveva così istintivamente concepito funzionasse, e ha creato delle cose incredibili. Tenete presente che Bob Hammer è il creatore del Mathematical Freak Armanti, che poi è stato usato spesso con le tazzine, quello dove hai un oggetto sotto tre tazzine, okay, fai mescolare e indovini sempre dov'è, dal punto di vista di natura matematica, e mille altre cose, tra cui The Little Strangers. Provo a farlo, nella speranza di ricordarlo, e ve lo faccio volutamente come Hammer. Quindi non è... è un puzzle. Non è un gioco di prestigio, ve lo dico già. Però l'idea è questa, ti dico... Sono tutte, ci sono i giochi? Sì, sì, sì. No. Ok. Io sto di schiena, ti dico mescola. E poi prendi 15 carte. Ok. Il mazzo lascio da parte. Quelle 15 carte, sì, dividile per colore, tra rosse e nere. Allora, se riesci, le nere, mettile nella tasca anteriore sinistra dei pantaloni, se riesci. Sinistra, sì, sinistra. Ce l'hai? Vabbè, sì. Le rosse, sì, contale silenziosamente, ricordi quante sono? Sì. E mettile nella tasca destra davanti dei pantaloni. Okay. Ok? Hai un numero in mente? Sì. Che conosci solo tu? Sì. Dal resto del mazzo prendi tante carte, quanto è il numero che hai in mente. Dividere tra rosse e nere. Le nere le metti nella tasca posteriore sinistra e le rosse nella tasca posteriore destra. Ok. Ok. Posso girarmi? Sì. Ok. Siete d'accordo con me che non posso sapere niente? Perché la miscellanea di rosse e nere all'inizio non posso sapere di cosa fosse composta. Qua parte la parte puzzle, cioè Hammer non fa niente di, per giustificare, qua è dove voglio che poi voi lavoriate. Perché Hammer fa questo, prende le carte e fa questa cosa qua, spero di ricordarmi. Allora, nella tasca anteriore sinistra hai 7 carte nere. Credo. Sì. Nella tasca posteriore destra hai 5 carte rosse. Sì. Anteriore destra 8 rosse. Sì, che era poi posteriore sinistra 3 nere. Sì. Ok. È in grado di dire che secondo me è molto bello. Vi spiego il metodo. Ok. Allora, prima cosa, la prima cosa che farò è sapere quante rosse ci sono nell'ultima tasca in cui sono state messe. Ora, col secondo passaggio sapremo quante sono queste. Da qua calcoliamo tutto il resto.